Professore, quanto è importante per questi giovani capire qualcosa di finanza? È molto importante, perché oggi, se noi seguiamo un servizio televisivo o leggiamo un quotidiano, metà, per esempio, delle pagine del quotidiano parlano di economia. Purtroppo il livello di comprensione in Italia, non solo tra i giovani, è bassissimo e noi non riusciamo a capire i fenomeni che ci circondano. Ecco, una decina d'anni fa c'era stata la famosa bolla, che i mercati continuavano a salire, guadagni facili. Adesso queste cose qui sono finite. Come mai? Beh, l'economia è sempre in movimento, quindi certi fenomeni sono difficili da comprendere anche per gli economisti. Purtroppo viviamo in un periodo di recessione, dopo tanti anni abbiamo ancora la crisi, speriamo sempre che ci sia la ripresa. È ancora più necessario, viste le difficoltà che ci circondano, che noi abbiamo delle conoscenze economiche, ma anche per la vita di ogni giorno, perché ognuno di noi ha a che fare sempre, io dico ai ragazzi quando vado a scuola, anche se voi non vi occupate di economia, l'economia si occupa di voi e quindi bisogna per forza prepararsi e istruirsi. Ecco professore, tempi duri anche per le banche. Beh, tempi duri per le banche, questo da anni ormai, questo siamo abituati ormai negli ultimi anni, cioè alle banche vengono attribuite anche tantissime responsabilità che le banche non hanno, cioè per esempio chiedono ma perché le banche hanno tutte queste sofferenze, cioè hanno questi crediti difficili, ma perché c'è una crisi? Se la crisi dura 10 anni e ogni anno chiudono Ogni giorno di ogni anno chiudono 42 aziende, cosa succede? Queste aziende non restituiscono i soldi che hanno avuto in prestito dalle banche e anche le banche vanno in crisi, perché l'economia quando va male trascina tutti nel male. Quindi è ovvio, poi le banche vengono accusate di tutto, ma anche qui se ci fosse più informazione finanziaria sarebbe anche più facile per i dipendenti delle banche spiegare al cliente determinati concetti. Quando tu invece spieghi a uno che non sa nulla, diventa difficilissimo e impossibile in poco tempo spiegare per esempio un prodotto finanziario. Su questo dobbiamo informarci di più nel nostro interesse. Che cosa potrebbero fare i governi per aiutare questo sistema e per aiutare le aziende in difficoltà? Guardi, io torno dal Giappone, sono stato 15 giorni in Giappone, ho parlato con il governatore della Banca del Giappone, col ministro dell'economia. In Giappone, che sono molto ma molto più avanzati di noi, hanno varato un piano, il governo ha varato un piano che riguarda tutte le scuole, dalle elementari all'università, obbligatoria l'educazione finanziaria. Cioè noi che siamo molto più indietro avremmo bisogno per esempio che questa materia, educazione finanziaria, venisse insegnata nelle scuole. Una volta se ne poteva fare a meno, oggi no, quindi è importante che ciascuno di questi ragazzi comprenda i termini spread, diversificare, mutuo, tasso, Euribor, cioè sono tutti termini il cui significato preciso sfugge al 97% degli italiani. C'è bisogno di tanta educazione finanziaria. Solitamente l'ultimo giorno di ottobre si festeggia la giornata del risparmio. Ecco, ma le famiglie italiane riescono ancora a risparmiare? Ecco, le famiglie italiane in questo fanno miracoli, perché nonostante la crisi, nonostante la situazione difficile, risparmiano tantissimo. Noi abbiamo questo paradosso, siamo il terzo paese al mondo come debito pubblico, 2.400 miliardi, ma siamo tra gli stati, per quanto riguarda ovviamente gli italiani, la gente che risparmiano di più. Anche nei periodi di crisi gli italiani riescono a risparmiare perché sono previdenti, perché sanno che il futuro può essere difficile e allora bisogna risparmiare. Cioè noi facciamo di tutto, le nostre famiglie, i nostri genitori, i nostri parenti, i nonni, tutti tendono a risparmiare perché pensano al futuro dei figli e dei nipoti.